quando avevo 2 mesi, la bambina stava benissimo. 2 mesi e mezzo invece ha avuto una bronchiolite. Il pediatra che l'ha visitata ha ritenuto opportuno di portarla in ospedale per starla più sotto controllo. È marzo 2005. Papà Eugenio, da Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, porta la piccola Arianna all'ospedale Cardarelli di Napoli. E come è arrivata, l'hanno portata in rianimazione perché aveva già problemi respiratori. E il giorno dopo l'abbiamo trovata intubata. Intubata e sedata. Questa sedativa ai neonati non si dà e se lo usano solo per interventi di breve durata, 4-5 ore, e lei ce l'hanno dato per 14 giorni senza smettere mai. Porta gravi danni cerebrali al sistema nervoso centrale, quello che gli ha colpito a lei. Arianna oggi ha 15 anni. Prima era una bambina vispa, rideva, come la giocava, si vedeva che subito ti capiva, era presente. E una volta arrivata qua, Arianna era diventata un pezzo di legno. Infatti, mio figlio, che allora aveva 4 anni, appena la vide, disse: mamma, ma non è lei, l'hanno scambiata per qualche altra bimba. I genitori di Arianna hanno fatto causa all'ospedale Cardarelli di Napoli, chiedendo un risarcimento per i danni subiti dalla bambina, resa tetraplegica, sorda e ipovedente da una cura sbagliata. Lei non cammina, non prende, non usa le mani, cioè dipende da noi 24 su 24. Abbiamo fatto il giro del mondo. Noi siamo andati pure in Florida a fare fisioterapie e poi siamo stati a Tel Aviv. Come avete potuto permettervi questi viaggi? Perché un poco abbiamo fatto una raccolta fondi. Quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. Dopo 9 anni di battaglie legali, con la sentenza di primo grado è stato riconosciuto ad Arianna un risarcimento di 3 milioni per il danno subito. Ma l'ospedale Cardarelli di Napoli non ha mai voluto pagare ed è ricorso in appello. Questi soldi a noi servono per lei, per farla stare vecchio, per fare quello che dobbiamo fare. Ma la cosa più importante che ha bisogno, si deve operare la schiena. L'intervento alla schiena l'abbiamo già ritardato. Più tempo passa, lei più peggiora. Matilde lavora come assistente part-time in una casa di cura per anziani. Eugenio ha lasciato il lavoro per rimanere con Arianna, che ha bisogno di un'assistenza continua. Non ci sono soldi per ristrutturare l'appartamento. Uno la deve tenere in braccio, l'altro con la... Ah, con la cosa deve fare il bagnetto, se no come lo fai? Noi ci accamperemo davanti al tribunale, ci lasceremo morire davanti, ma mia figlia deve avere giustizia. Non c'è risarcimento che basti per una mamma a tenere una figlia che è nata sana e tenerla invece a vedere su una sedia a rotelle, non c'è risarcimento. Cos'è che la preoccupa di più? L'indomani mi preoccupa di più.